Buonasera amici del segno del cancro, noi proseguiamo con i nostri oroscopi settimanali e andiamo a vedere anche per voi cosa ci dice la settimana dal 18 al 24 aprile 2022. Mi vedete in un'altra postazione, chiaramente in un'altra abitazione, non è il mio ufficio, ok, ma ci sta. E Pasqua anche per me, e giustamente, insomma, rispetto le mie responsabilità, sono presente per voi e nel frattempo faccio anche, insomma, mi dedico anche alla mia vita. Allora, detto questo, andiamo a vedere per il segno del cancro cosa accadrà nella settimana dal 18 al 24 aprile 2022. Lo andiamo a vedere con 5 carte e poi andiamo a fare i nostri chiarimenti lì dove, insomma, sono da fare dei chiarimenti. Scusatemi per la telecamera posizionata in questo modo. Ragazzi, dovete anche fidarvi, dovete avere fiducia, anche perché comunque apro le carte avanti a voi e queste sono giustamente, insomma, le carte. Allora, c'è la vittoria eventualmente di qualcosa per voi del cancro. L'asso di coppe rappresenta la casa, l'ambiente domestico oppure il luogo di... il luogo degli affetti, se vogliamo parlare in generale, o il luogo del posto di lavoro. Abbiamo uno stare bene, l'asso di coppe rappresenta dei sentimenti della stabilità in questo luogo. Ci può essere magari qualcuno che è già sposato, dove sta bene nel luogo che vive, ok? Oppure per chi lavora sta bene nel posto in cui sta lavorando. Abbiamo un 5 di spade rovesciato. Il 5 di spade rovesciato parla di un blocco, parla di ostacoli, parla di nemici, oppure di situazioni bloccate che aspettano che voi stessi cambiate direzione, cambiate traiettoria, ok, per dare modo, ok, a un determinato sblocco. Abbiamo il fante di coppe, no, scusatemi, il fante di bastoni, ok, che parla di una figura comunque di una donna, perché qui il fante, l'otto di bastoni parla di una donna comunque matura, realizzata, determinata, che ha comunque dei grandi principi, una persona che sa mantenere i segreti e potrebbe essere comunque sia anche un uomo comunque sia, un uomo dove sta bene, ok? I suoi principi, la sua stabilità, ok? Un attimo soltanto, scusatemi, ma non essendo a casa mia, insomma, se c'è il via vai, chiaramente devo bloccare. E quindi dicevo, abbiamo questo otto di bastoni che potrebbe essere comunque anche un uomo, una persona dove potrebbe essere un punto di riferimento, oppure qualcuno anche nell'ambito familiare dove possiamo comunque appoggiarci. Abbiamo un 4 di denari rovesciato, un 5 di denari rovesciato, ok, e un 3 di spade. Stavo studiando un attimo le carte per cercare comunque di capire, insomma, un po'. Ok, allora, il nostro 4 di denari rovesciato parla proprio di un momento di fermo, qualcosa che ferma, degli ostacoli che si devono comunque superare, ok? E
Ed è un qualcosa che non dipende da voi, è proprio una situazione che si crea che non dipende assolutamente da voi. Poi abbiamo il 5 di denari rovesciato, dove parla di un grande momento di difficoltà, poca chiarezza, disordini eventualmente nella coppia, delle relazioni o chi ha doppia relazione, ok? E a fondo mazzo ci troviamo con un 3 di spade che parla appunto di litigi, di separazioni, di delusioni, però andiamo a fare i nostri chiarimenti. Di coppie non abbiamo niente, sì, abbiamo delle coppie, abbiamo il 5 di spade, il 5 di denari che parlano, ok, di novità. Andiamo invece a fare i nostri chiarimenti, ce la prendiamo comoda perché io sono nel mio massimo relax con un bicchiere di vino da un lato e una tisana dall'altro lato, quindi fate un po' voi e vedete un po' voi, stasera la serata va così. Allora, andiamo a chiedere maggiori informazioni sull'asso di coppe per voi del segno del cancro. E lo andiamo a chiedere con una carta appunto per avere maggiori informazioni. Si parla appunto di un uomo che ha tanta forza, tanta rabbia, deve sistemare determinate cose, deve sistemare. E si trova chiaramente nel suo lavoro o nella sua abitazione dove ha questo momento comunque di grande stabilità. A fondo mazzo abbiamo il 10 comunque di coppe che parla di una persona innamorata, dove ha una certa eventualmente posizione in questa situazione. E ci troviamo anche con un 10 sotto l'asso di coppe, con un 10 di spade che parla di questa persona autoritaria, severa, dove non parla di sentimentalismo, di cuore, di affetti, ma è stabile. Quindi ci troviamo, e in questo caso potreste essere voi. Uomini o donne che siete, ad avere un'energia bella, positiva, di stabilità, innamorati nella vostra casa, dove magari non vi sbilanciate più di tanto, però state comunque bene. Andiamo a vedere invece questo 5 di spade, questo 5 di spade rovesciato, quindi andiamo a fare ulteriori chiarimenti. E chiediamo una carta per avere maggiori informazioni sul 5 di spade rovesciato. Allora, questi blocchi che ci sono. Questa situazione che proprio vi blocca, che magari potrebbe non dipendere da voi, ma proprio da situazioni che si sono create, è un qualcosa cioè è una situazione dove non c'è qualcosa di chiaro, ancora non vedete qualcosa di chiaro. E state aspettando che magari qualcosa venga a galla per cercare di capire cosa si nasconde, quale bugia si nasconde, quale sotterfugio eventualmente si nasconde sotto, perché probabilmente avete il sentore che qualcuno vi possa tradire, qualcuno vi stia eventualmente truffando se si tratta nel lavoro. Oppure tradire se si tratta chiaramente di relazione. Andiamo a fare ulteriori chiarimenti sull'otto di bastoni e quindi chiediamo una carta proprio per avere maggiori informazioni. Ah.
Che bello, un bel due. Beh, voi pensate che qualcuno vi possa tradire? Probabilmente pensate che sia la vostra compagna, il vostro compagno, che in realtà per voi prova comunque sia dei sentimenti, ragazzi. Qui abbiamo una coppia di due di bastoni e due di coppe che parla anche di un... O siete voi che avete deciso di separarvi da questa persona che prova dei sentimenti per voi, oppure è questa persona che decide di separarsi da voi lì dove voi provate dei sentimenti. Perché il due di bastoni e il due di coppe mi parla di documenti scritti che vi arrivano che non sono comunque piacevoli. Ma questa figura è il vostro punto di riferimento e mi parla comunque di sentimenti, di novità, di cambiamenti, di ottime relazioni, buoni rapporti. Cioè, è un po' strana sta cosa qua. O voi avete fatto qualcosa e vi ritrovate nell'energia della persona ingannevole, oppure voi siete la persona innamorata che avete capito che c'è qualche inganno e volete comunque andare in fondo alla situazione e state cercando di riflettere per vedere in che modo fare per andare avanti. Oppure vi dirò di più, questo inganno, questa discussione, questo litigio che si crea in questa settimana può anche non dipendere da voi che siete in coppia, ma può dipendere eventualmente da terze persone o situazioni completamente estranee alla coppia. Andiamo a vedere cosa vuole dirci il 4 di denari rovesciato e quindi andiamo a chiedere una carta appunto per avere maggiori informazioni. Un po' strane, ok? Un bel po' veramente strane. Allora, abbiamo asso di coppe e asso di bastoni che ci parla quindi di realizzazione, di tempistica, in quanto si può realizzare questa. Stiamo facendo chiaramente una stesa sulle novità che ci saranno nella settimana e quindi ci parlano di tempistiche di una settimana. Ok. Il 4 di denari rovesciato, come abbiamo detto, parla appunto di un blocco, di una situazione che comunque è bloccata e che deve andare così come deve andare. Voi non potete fare assolutamente nulla per cambiare questo tipo di situazione. E perché proprio non potete fare nulla per cambiare la situazione? Vi trovate chiaramente ad essere, a sentirvi appesantiti. A non capire, sapete quando una persona non riesce ad andare avanti, perché non riesce a trovare una soluzione, ma perché in realtà la soluzione comunque sia, non dovete trovarla voi. Non c'è soluzione a questa cosa. Appunto, deve andare così come deve andare. E ci troviamo a fondo mazzo un 9, di bastoni. Che parla di 9 di bastoni rovesciato, tra parentesi, che parla di cambiamenti che purtroppo sono anche spiacevoli. Qualcuno di voi potrebbe far saltare completamente una relazione. Qualcuno di voi si trova in questa situazione perché eventualmente si sta separando oppure c'è un divorzio in mezzo. O qualcuno di voi può essere che venga licenziato se riguarda voi, proprio voi. Ok, c'è un qualcosa che va a bloccare, si va a opporre al vostro comunque successo, anche lì dove ci sono dei sentimenti, anche lì dove state bene comunque in un ambiente lavorativo. Però purtroppo le cose, e infatti avrete delle novità
perché le cose non saranno assolutamente quello che voi sperate o quello che voi magari volete da questa situazione che state vivendo. Andiamo a chiedere ulteriori informazioni sul 5 di denari rovesciato e quindi chiediamo comunque una carta per avere maggiori informazioni. Volete una certa stabilità, ok? Volete proprio una certa stabilità. Cosa succede? Succede che c'è tanta confusione, tante difficoltà, poca chiarezza e non volete assolutamente trovarvi in una situazione del genere e quindi decidete magari di pensare a voi stessi. Ma proprio perché volete una stabilità anche a livello economico, a livello di sentimento, perché voi siete presenti comunque nella relazione e siete già in relazione, ok? Ma vi siete trovati in questa situazione dove non si riesce a capire come mai. E come magari dovreste venirne fuori? Sicuramente, perché ci troviamo col 7 di bastoni a fondo mazzo, sicuramente vi troverete a superare comunque determinate problematiche, perché il 7 di bastoni a fondo mazzo ci dice questo. Finirà questo ciclo, ok? Ne inizierà uno di nuovo per voi. E le cose saranno, quindi si andranno a chiarire, le problematiche che ci sono si andranno a chiarire, che sia nel lavoro che sia nella relazione, riuscirete chiaramente a compimento dei vostri obiettivi e ad essere soddisfatti, perché il 7 di bastoni ci parla anche di momenti di rinascita, crescita economica. Solo che questa settimana sarà un bel po' confusionaria da dover risolvere determinate cose. Quindi ragazzi miei, indipendentemente se uomo o donna, ok, ragazzi miei, questa è la settimana per voi. Mi dispiace davvero, è un po', cioè non è brutta, ok? È come se fosse, se ci sono, cioè come se fosse che ci sono dei discorsi di vita dove ci sono degli ostacoli e questi ostacoli vanno superati. Probabilmente vi trovate, ripeto, ad avere un tradimento che non riguarda assolutamente il vostro partner, ma magari un tradimento o una certa situazione di cose esterne. Scusatemi se sono ripetitiva, ma sono confusionarie, credetemi le carte, sono veramente confusionarie. E quindi vi potete trovare di fronte a questo. Dovete chiarire delle cose. Le notizie che avrete non saranno comunque piacevoli, ve lo dico subito. Ripeto, potrebbero essere o per una separazione, per un divorzio, quindi documenti che comunque arrivano, oppure appunto proprio che si tratti di un licenziamento. Si vede che ci sono, quindi una comunicazione scritta che vi arriva. Si vede che queste cose non sono, non vi fanno bene e quindi si va a tagliare determinate cose. Per poi dopo esserci un chiarimento, un nuovo inizio proprio per voi, perché per voi c'è la fine di un ciclo. Si vede che dovete superare questa problematica per chiudere questo ciclo e iniziarne completamente uno di nuovo. Ok? Io vi ringrazio, vi mando un bacio, vi auguro una buona Pasqua e noi ci sentiamo presto. Ok? A presto e tanti saluti.